ormai si parla solo di Europa, e in Europa ci siamo anche noi del calcio, con il torneo quadriennale che si presenta con una carica di quesiti e anche di necessità particolare, perché, mio Dio, il mondo è un paio di volte che ci rifiuta. L'Europa ci ha dato una grande soddisfazione nel 21, speriamo di ricominciare da capo, bene, ricordando Mancini che se n'è andato in Arabia e dando un benvenuto a Spalletti. Spalletti ha avuto una bella idea, lo sapete, no? Tanto per incoraggiare i ragazzi azzurri, che non sono tutti campioni, abbiamo quello che l'invasione degli stranieri ci lascia, poco. Comunque, per incoraggiarli e far capire la forza del calcio italiano, la qualità, la classe del calcio italiano, ha invitato alla vigilia della prova che stiamo preparando con la Turchia, per capire come siamo messi, ha invitato Antonioni, Baggio, Del Piero, Totti, quattro grandi numero 10, capeggiati dal mitico numero 10 Gianni Rivera. Una bella idea, tanto per dire, ragazzi, il calcio più bello siamo noi. Io però adesso, con l'aria che tira, avrei una proposta da fare, senza offesa a Spalletti. Ai bordi del campo di allenamento, un po' dappertutto, nel ritiro, metterei dei grandi cartonati con l'immagine di Carlo Ancelotti. Perché, siccome gli sciocchi dicono che va davanti per la fortuna e invece è il più bravo allenatore del mondo in questo momento, comunque noi gli chiediamo di portare un po' di fortuna agli azzurri con la sua bella aria compiaciuta, con il suo strizzar d'occhi tutto particolare, con la sua qualità umana straordinaria e con il suo valore tecnico ormai riconosciuto da tutti. Ecco, un bel cartonato con Ancelotti.